Il programma triennale di politica patrimoniale predisposto dalla Giunta regionale è stato approvato dalla prima commissione del Consiglio e verrà portato in aula insieme a due ordini del giorno firmati da Oliviero Dottorini e relativi al riutilizzo delle case coloniche e ai beni conservati nel magazzino regionale di Solomeo. Tra gli obiettivi del programma, illustrato alla Commissione dall'assessore Fabio Paparelli, ci sono la revisione della normativa regionale sulla valorizzazione e l'alienazione del patrimonio, considerata troppo lunga e complessa, l'utilizzo delle aste online per sviluppare procedure di vendita trasparenti e rapide, un forte risparmio legato alla razionalizzazione degli uffici e dei magazzini della Regione, l'emanazione del regolamento del Banco della Terra per sfruttare i terreni e i beni agricoli con finalità sociali e infine la migliore destinazione delle case cantoniere e degli immobili degli ex complessi ospedalieri. Nel corso dei lavori l'assessore Paparelli ha anche annunciato che le sedi regionali di Terni verranno accorpate, ridotte e trasferite nei locali del centro multimediale, mentre a Palazzo Gazzoli troveranno spazio il Tribunale, la Procura e il Giudice di Pace.